Bentornati sul canale Pensieri dell'Architetto. Finalmente l'architetto vede azzurro. Ebbene sì, perché sono arrivati questi due pacchi, una ottima collaborazione con la ditta Reolink. Eccola qua, Reolink ci ha mandato questa bellissima telecamera Argus 3, telecamera che funziona senza alimentazione elettrica perché ha batteria e in più la batteria può essere ricaricata grazie a questo pannello fotovoltaico. Sono veramente felice perché finalmente potrò provare la compatibilità di queste famose Reolink con il nostro Home Assistant. È la mia prima occasione che ho per sfruttare e provare una telecamera Reolink. Questa telecamera andrò poi a installarla di fuori dalla mia abitazione quando avrò finito i lavori di ristrutturazione e vedremo così come funzionerà. Ma ora andiamo a fare l'unboxing e poi ci sarà una sorpresa. La testeremo in campeggio, dove effettivamente non avrò la possibilità di collegarmi alla presa elettrica. Andiamo a fare l'unboxing. Partiamo col primo pacco della telecamera. Allora, prendiamo il nostro scooterino. Ragazzi, la sto aprendo qua in vostra presenza perché non ho ancora aperto il pacchetto. Mi è arrivato un po' di tempo fa, però come ben sapete sono stato un po' latitante negli ultimi giorni per problemi di lavoro. Be prepared, be Reolink. Eccoci qua, guardate, ma guardate che bella scatola. Tutta bella colorata con l'azzurrino che ne è caratteristica per l'appunto questa marca. Qua dentro a questa busta cosa troviamo? Troviamo il nostro ben amato libretto di istruzioni che puntualmente nessuno va mai a leggere, ma in questo caso magari andremo a leggerlo visto che è una cosa nuova che non ho mai utilizzato, la cam Reolink. Insieme ci danno una serie di bellissimi stampini, belli, vabbè, sono stampini da installare. Tra l'altro sono in varie lingue, da installare in prossimità dell'area che viene filmata. Mi raccomando, fate attenzione a filmare luoghi pubblici perché è vietato salvo autorizzazioni ministeriali o degli uffici competenti. No, ministeriali è troppo, basta degli uffici competenti. Qua abbiamo la tesserina per andare a forare per i nostri tasselli. Ritiriamo questa parte e andiamo a vedere effettivamente il corpo della telecamera. Diciamo, è una bella telecamera, non troppo grande, bella pesante, perciò di ottima fattura e qualità. Qua troviamo l'elemento per ancorarlo, ok? Che viene avvitato praticamente qua sotto. E di qua si può poi andare a regolare e a chiudere nelle posizioni che meglio preferiamo. Di fianco c'è ancora il cavo di alimentazione per caricarlo, ma come dicevo non ci serviva più di tanto. I tassellini e anche un'altra sorta di... Un'altra sorta di supporto per la telecamera con... Non mi sembra molto, molto stabile comunque. Vabbè. Sì, supporto alla telecamera fatto così a pressione per mantenerla in posizione, magari da utilizzare in ambito domestico. Sicuramente ne utilizzeremo altro, ma quello che mi interessa e che utilizzerò anche nella prova in Reggio è il laccetto che viene inserito e serve per collegare direttamente a pali a degli alberi e quant'altro. Bene, ritiriamo subito queste cose qua che non vengono danneggiate e poi andiamo a mettere la nostra telecamera in carica. Guardiamo ancora se sotto la confezione c'è ancora qualcosa, non c'è più niente. Confezione molto ben fatta, sobria, con prodotti di qualità. Nell'altro pacchetto dovrebbe esserci per l'appunto il nostro caricatore solare. Andiamo a vedere in cosa consiste. Anche qua abbiamo il nostro biglietto di benvenuto con all'interno il suo bel manualino. Ok, questo è il nostro pannellino solare con il cavetto per andare a alimentare direttamente la telecamera. Bello, veramente bello.
c'è la possibilità di metterlo anche sul piedistallo oppure intassellarlo direttamente al muro. Bello, bello, bello. Rimettiamo a posto, se siamo in grado di rimetterlo a posto. Non ce la faremo mai. Torniamo alla nostra telecamera e andiamo a leggere un pochettino di dati tecnici. Allora, questa telecamera è una 4 milioni di pixel. Ricordo che la Reoling Angus 3, e tra le caratteristiche andiamo a leggere, vi è la garanzia di 2 anni, è compatibile con l'app di Apple Store e Google Play, e in più tra le varie caratteristiche ha gli avvisi intelligenti con rilevamento di persone e veicoli, visione notturna a colori, grandissima, la mia prima telecamera che registrerà colori di notte, alimentazione a batteria ricaricabile impermeabile IP65. E questo è quanto. Ed ora non ci resta che andare a provarla. Ma mentre mi sposto in campeggio, mandiamo la sigla. Ciao Domotici, ve l'avevo detto che io aspettavo in campeggio per andare a recensire la cam della Reolink. Ed eccoci qua, con la cam installata, senza fili aggiunti e col suo pannellino solare. Vabbè, l'installazione è un po' provvisoria, proprio per fare il video, poi ne installerò, come ho detto, a casa mia. Sono qua in campeggio sotto la veranda della mia roulotte ed ora andiamo a vedere come abbiamo installato la nostra Reolink. Ed eccola qua. Praticamente l'abbiamo fissata con l'accetto che danno in dotazione per attaccare attaccato agli alberi e ai pali. Qua c'è un regolatore che ci va a serrare la vitina dietro. La Reolink viene caricata dal pannellino solare con questo connettore a tenuta che vi faccio vedere. Ok, praticamente questo connettore ha questa guaina che non fa entrare l'acqua all'interno, e di qua c'è il suo pannellino solare che non so se riesco a farvelo vedere, ma lo vado a inclinare per facilitarvi la vista. Vedete questo pannellino solare nero? Qua sotto abbiamo praticamente l'accensione e lo spegnimento, questo tastino, qua c'è lo slot per la micro SD, il tutto chiuso da questa guaina di plastica. Andiamo a accendere la nostra telecamera, riposizioniamo il tutto, la camera ha già fatto il suo suono, andiamo a vedere se si è accesa qualche spia. No, sta continuando a fare i suoi suoni per la configurazione. Eccoci ragazzi, andiamo a installare l'app di Reolink. Si può installare sia su Android che su iOS. Andiamo, installa. Ah, che bel frescolin che c'è qua in campeggio. Perfetto, ora andiamo ad aprire la nostra app. Ho letto, accetto i termini, continua. Consenti. Perfetto, siamo nell'app di Reolink. Come vedete io non ho nient'altro di installato. Andiamo. Ok, ho preso la mia camera Reolink e andiamo ad installarla. Allora, praticamente andiamo a schiacciare sul più. Ci dice di scansionare questo QR code che c'è qua. Ok. Wi-Fi non configurato. Andiamo a configurare il Wi-Fi. Avviamo la telecamera cliccando su on, oppure potete già avviarla prima di fare tutte queste operazioni. La mettiamo qua così. Ok, ho sentito i suoni link della telecamera mentre usi l'app. Andiamo a mettere la password del wifi ed ora connettiamo la telecamera direttamente sul nostro telefonino. Ok. Connessione al router con successo. Benvenuto a Reolink. Perfetto, ora la telecamera si è connessa. Ho sentito il messaggio vocale e qua passa anche l'elicottero. Grazie, sto registrando. Creiamo una password del dispositivo. Prossimo.
tenemo nel dispositivo, lo chiamiamo campeggio. Prossimo, seleziona scena, in questo caso esterno, prossimo. Si prega di notare che la telecamera non è progettata per un utilizzo continuativo 24/7 per ridurre il consumo della batteria della telecamera, si sveglia quando viene rilevato il movimento, quando accedi alla telecamera in remoto tramite app e client. La telecamera usa il sensore PIR per rilevare il movimento. La distanza corretta aiuta a ridurre i falsi allarmi e allungare la durata della batteria. La telecamera deve evitare di orientarsi verso oggetti in movimento frequente, avvicinarsi a forte interferenze di segnale, orientarsi verso la fonte di calore, orientarsi verso lo specchio. Salva il codice QR del dispositivo e nell'album dover condividere, aggiungere o mantenere nel futuro il dispositivo. Questo qua è veramente interessante. Ed eccoci qua. Adesso qua vi dà tutta una serie di informazioni. Vedo che è tutto abbastanza fluido, ottimo. Andiamo a scoprire la nostra Avalor. Di qua c'è l'audio. Prova. Funziona molto bene. Di qua posso fare una foto, un pezzo di video, fluido o 4 megapixel. Noi lasciamo fluido. Di qua possiamo andare a capovolgere l'immagine e poi torniamo sull'immagine normale. Qui possiamo attivare gli allarmi sonori, attivare i LED, faccio vedere che si sono attivati i LED, ok, li spegniamo. Di qua c'è mia figlia che gioca col cellulare, che fa in questo momento da router, perciò non appesantirlo. Poi se andiamo dalla ghiera, vediamo che qua viene configurato tutto il nostro dispositivo, col nome del dispositivo, la Reoling Argus 3, batteria 99%, rete Oppo, display, ci fa vedere il display come viene rilevato, possiamo flipparlo verticale oppure orizzontale. Ok, molto molto comodo questo. Poi la qualità possiamo andare a impostare, le varie risoluzioni, il frame, il max bright e kbps per secondo. Risoluzione del fluido è 896x512, che secondo me può già andare bene, essendo una telecamera a batteria. Torniamo qua, abbiamo l'antisfarfallio dove si può andare a selezionare 50-60 MHz o altro, lasciamo su 50. Modalità giorno e notte mettiamo in automatico, perché questa telecamera dà la possibilità di rilevare anche a colori il tutto. La modalità scena esterno-interno. Di qua abbiamo la luminosità della telecamera, vedete che sta cambiando anche la luminosità. Nome telecamera ci dice dove vogliamo farlo vedere, in alto a destra, basso a sinistra, molto interessante, serve a niente, ma noi sfruttiamo anche questa modalità. Di qua abbiamo la filigrana da attivare o disattivare, maschera privacy per individuare le zone da non fare rilevare. Andiamo a vedere come funziona. Noi possiamo fare così e praticamente in questa zona qua non viene rilevato l'errore, altrimenti viene rilevato. Rimuovi tutto, annulla, ok, torniamo indietro. Ok, di qua potete andare ad attivare la funzione PIR. Con la funzione PIR attivato, la telecamera ti notificherà tramite notifiche push, avvisi mail e allarmi audio quando rileva il movimento. Di qua potete andare a stabilire la sensibilità dei falsi allarmi. Di qua si può attivare un comando per ridurre i falsi allarmi e di qua potete andare a regolare la vostra sensibilità. Devo dire che come software è veramente ben fatto e molto completo. Poi di qua vi è la possibilità di abilitare la registrazione, programmarla con le fasce orarie, estendere la registrazione oltre gli 8, 15, 30 secondi secondo le nostre indicazioni e la sovrascrittura.
Vi ricordo che c'è la possibilità di mettere la micro SD. Le notifiche push sono spente, andiamo ad accenderle. Si possono andare a programmare, vedete anche qua, si può individuare il tipo di cose, cioè tipo regolamento, persona, veicoli e altri. Noi lasciamo attivato persona e anche la fascia oraria da lunedì alla domenica, con la possibilità di configurare le fasce orarie. Salviamo. Ok, vedete che è già arrivata una notifica. Andiamo a vedere la notifica ed eccomi qua, che praticamente sul telefonino è arrivata una notifica dell'allarme. Torniamo indietro, andiamo a disabilitare la notifica push. Qua sta preparando pranzo in campeggio e fanno un po' di cagnara, ma andiamo avanti con la nostra video recensione. Di qua c'è la possibilità di andare a configurare una vostra email per gli invii, il suono di allarme, che adesso non attivo per non svegliare tutti i vicini di piazzola, ma è bello potente. Di qua potete condividere la telecamera tramite questo QR code con i vostri familiari e i vostri amici. Beh, amici, mi interessa condividerla, altrimenti fate solo i familiari. Potete fare anche un time-lapse. Praticamente nessuna scheda SD trovata, perciò dovete mettere la scheda SD, si spegne la telecamera, si inserisce la scheda SD per accedere alla funzione e poi si attiverà la scheda timelapse per creare dei bellissimi timelapse intorno a casa nostra, se può interessare. Magari si può puntare verso un tramonto e la cosa può essere interessante. Di qua c'è tutta una serie di informazioni avanzate, dove c'è la modifica del passo del dispositivo, la data e l'ora, la registrazione dell'audio, luci LED accese e spente, la modalità faretto, accesa auto per visualizzazione, visione notturna e LED di diagnostica, che io lascio sempre acceso per far vedere che la telecamera esiste. La possibilità di riavviare e di ripristinare il dispositivo. Al fondo potete eliminare la telecamera. Torniamo a noi, schiacciamo sui tre pallini, qua potete selezionare il canale, cioè se avete più dispositivi, nel mio caso campeggio, fatto, apri vista live, possiamo ritagliare un pezzettino di video, ok, ok, potete andare a vedervi il pezzettino che vi interessa. Perfetto, così. Oppure riprodurre, oppure parlare. Prova. Dovete tenere premuto. Prova, campeggio. Mentre usi l'app, è la prima volta che utilizzo. Prova, campeggio. Che adesso mi fa il riverbero, ma funziona alla grande. Qua ci consiglio di utilizzare gli auricolari per cancellare il rumore. Spegniamo, torniamo sulla nostra. Vedete che avendo attivato il rilevamento delle persone, viene rilevato qua in alto la persona. Okay? Se abilitate quello delle macchine, verrà abilitato anche l'iconcina delle macchine. Giorno e notte vi dà la possibilità di andare a configurarlo senza andare nelle impostazioni generali, come vi ho visto prima. Immersivo, cosa vuol dire? Immersivo ci fa vedere a tutta ampiezza praticamente la nostra telecamera. Ottimo, torniamo indietro. E l'ultimo comando, picture in picture, per far vedere la telecamera sul nostro telefonino, e possiamo anche di qua andare a dire di allargarsi nuovamente. E con questo abbiamo finito tutte le nostre configurazioni. Di qua potete creare delle scene, crea una scena, andiamo a vedere come funziona. Praticamente quando viene rilevato il nome della scena, allora scriviamo, selezioniamo la camera, quello che deve fare, seleziona il dispositivo, capito, ok. Allora inseriamo un nome, mettiamo prova,
1. L'icona della scena ci dà la possibilità di selezionare delle scene, mettiamo campeggio, bellissimo. Selezionare dispositivi personalizza l'impostazione di allarme, campeggio, e mettiamo, rilasciamo tutti tolto l'email. Ora gli diamo salva. Perciò se io vado in campeggio è partito l'allarme del campeggio. Ottimo. Di qua potete aggiungere altre scene oppure andarla a modificare, e di qua abbiamo l'archiviazione tramite cloud. Okay. Ora torniamo. Di qua dovete iscrivervi, fare un vostro account, così potete accedere. Avete la possibilità di accedere al negozio con tutte le varie vari modelli a disposizione. Reunion Capture, condivido video per vincere regali speciali, potete condividere i video fatti con la vostra telecamera. Offerte e novità, registrazione del prodotto, centro di supporto, l'album, cambio l'ordine dei dispositivi, impostazione che ci rimanda dove eravamo prima, informazione sul prodotto, stato del sistema con tutti i suoi bei codici, info su seguici versione dell'app. L'app è già quella aggiornata, per questo è tutto. Bene, ciao domotici, questa qua è la telecamera Reolink Angus 3 ed ora andiamo a vedere come configurarla in Home Assistant. Reolink, questa però non me la dovevi fare. Ho trovato ben 3 tipologie di integrazione della telecamera Reolink in Home Assistant, me li sono studiate e poi ho scoperto che le telecamere a batteria tipo la Angus 3 non è compatibile e non può essere integrata in Home Assistant. Speriamo allora ai nostri amici Home Assistant che facciano un'integrazione dedicata proprio alle telecamere a batterie. Mi spiace domotici, ero così gasato per integrare questa telecamera a batterie in Home Assistant e ho scoperto che non c'è proprio verso. Aspettiamo aggiornamenti. Ciao domotici! Mi raccomando, iscrivetevi lo stesso al canale, mettete mi piace e lasciate un commento. Grazie di cuore, ciao a tutti, buona domotica a tutti. Reolink, però questa non dovevi proprio farmela. Vabbè, alla prossima recensione di una telecamera non a batteria.